Volevo però un attimo la vostra attenzione perché mercoledì scorso, come insomma qualcuno di voi si ricorda, dopo il tutorial di Filippo Nardi è successo qualcosa che sinceramente nessuno di noi poteva prevedere. Vi voglio far ricordare un attimo quello che è accaduto. Ecco. Tesoro, io ti sposerei. Se vuoi, decidiamo quando. E sarò per tutta la vita con te e lo faremo a breve, ok? Grazie. Bravo! Lui ti ha chiesto di sposarlo. Sì. E tu cosa rispondi? A breve, tra l'altro, ha detto. Viene l'ansia. Ha detto non si sa! Enzo ha fatto la proposta alla sua compagna che insomma ha ricevuto in cambio una risposta abbastanza singolare, insomma non proprio quello che si aspettava. La stampa tra l'altro ha parlato abbastanza di questo accaduto. Voglio citare alcuni dei titoli che sono usciti in questa settimana, tipo: detto fatto, la proposta di matrimonio che crea il gelo in studio. Ancora: detto fatto, proposta di matrimonio in diretta ma finisce male. E infine: proposta di matrimonio detto fatto, Bianca Guacero impietrita, finisce male. Allora tutti si stanno domandando come è andata a finire tutta questa storia. Anche io sinceramente me lo sono domandata in questi giorni. E abbiamo rinvitato ancora una volta Enzo e Angelica per raccontarcelo. Ciao Bianca, posso sedermi? Stai bene? Ho paura di sedermi in mezzo, non voglio, ecco appunto, rovinare. Ciao Angelica, come stai? Male. Male? Che succede? Allora, aspettate ragazzi, insomma, io tra l'altro ho saputo che quando voi siete usciti dallo studio, insomma, da questo palcoscenico, qualcuno vi ha sentito litigare dopo questa proposta di matrimonio. Ma è vero? È una leggenda? No, è verissimo. È vero. Sono ancora arrabbiata. Ma che vi siete detti dopo? Perché io sono un po' curiosa. Ma no, lei non se l'aspettava, questa proposta in diretta non se l'aspettava. L'abbiamo pensavo capito, di fare una cosa che... Bianca, do un po' di peperoncino. No, lasciamo il peperoncino a gambi. Insomma, mi sono un po' documentata su questa storia perché mi ha colpito particolarmente. Insomma, non deve essere stato facile anche trovarsi in questa bagarre mediatica, perché poi insomma voi eravate qui belli, contenti, felici, poi vi siete ritrovati al centro di questa, insomma, di questa questione. So tra l'altro che Enzo, 2 mesi fa tu avevi fatto la proposta ad Enzo. È vera questa cosa? Enzo mi ha riferito questo, che 2 mesi fa eri stata tu a fare la proposta di matrimonio ad Enzo e lui aveva tergiversato. Sì, cosa ne pensasse in me? E lui che ha risposto? 2 di picche. E quindi gli ha reso pan per focaccia. Certo. Solo che tu l'hai fatto in diretta televisiva davanti a tutti. Brava. A tutta l'Italia, ecco. Sì, diciamo che sono rimasto un po' deluso della risposta di Angelica. Non me l'aspettavo, sinceramente. Però non la prendo come un fallimento, Bianca. Nel senso che cercherò comunque di riconquistarla, perché è quello che voglio. E quindi cercherò di farlo in io tutti i modi. Anche e io veramente ti faccio un grande... Posso anche ridare l'anello volendo. In bocca al lupo. Allora, però, la domanda nasce spontanea. Sì, però non è d'accordo. Dopo tutto quello che è successo, sicuramente avrete avuto modo di parlarvi, di chiarire, insomma, di chiarire tutta quanta questa situazione. Insomma, ci è sembrato abbastanza palese, credo di poterlo dire a nome di tutti, che forse c'è qualcosa di irrisolto tra di voi che dovete un attimo chiarire. Sì. Da quel mercoledì ad oggi, anche se è passata una manciata di giorni, hai cambiato idea? No. Sei sempre della stessa idea? Anzi, sono tornata ancora più indietro. Mariotto? Mariotto? Non ci posso credere. Visto che anche tu ti stavi domandando cosa non fosse ci posso successo. Credere. Sì. Ma lei è così perfida? No. Sì. No. Vuoi chiedere qualcosa ai ragazzi, Guglielmo? Non so, mettetevi d'accordo, fatelo in privato, però fatelo. Sicuramente sì, lo faremo. E io ci tengo molto a questa cosa. Anche se lei per adesso non è della stessa. Scusate, un attimo di attenzione. Che cosa hai in mano, Angelica? Da 2 mesi è già cambiato idea. Guarda cosa hai in mano? L'anello. Perché... Ah, l'anello se l'è tenuto però. No, 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 allora, no, qui ti sbagli. Aspettate, secondo scoop, che succede, Angelica? Glielo ridai indietro. Resetto, glielo ridò. Così almeno la finiamo e voilà. Almeno la finiamo. Ah, l'avete finita in diretta pure? No, al momento va bene così.
Visto che mi hanno detto che però l'anello l'ho tenuto, adesso lo ridò. Angelica, aspetta, perché non è allora, Angelica, però non è un problema col pubblico, è un problema col tuo fidanzato. No, dopo anche, cioè la situazione in cui mi ha messo. Ah, sì. Visto che sono passata per materialista anche, quindi... Amore, no. Però scusami se mi permetto, scusate se prendo, rubo sì, qualche minuto la materialista del previsto. Però, Angelica, sì. Io sto ragionando così istintivamente davanti anch'io a tutti voi. Lui non è, ti ha messo in una situazione, però ti ha messo in una situazione d'amore, nel senso che lui è venuto qui con tutti i buoni propositi a chiederti una cosa che per tutti è un sogno. Non si fida. No, tu invece l'hai presa come un attacco, cioè come una cosa quasi non bella, non... Come sì, se fosse una cosa non positiva, come tutti noi pensavamo, ma come una cosa... Sì, ma lei sì, ha detto mi viene l'ansia. Quasi. Lei non le ha detto di no, lei ha detto mi viene l'ansia. Anche a me mi sarebbe venuta l'ansia. Ma in quel momento sì, così. Infatti, e dopo però ti è venuta di più. Sì. Infatti per me non è un fallimento totale, nel senso non è che mi ha detto di no. Quindi... Vabbè, io ancora non ci ho capito niente, comunque non so voi, ma io non ci ho capito niente, non ho capito lo se vuoi niente. Tu? Lo vuole, però vuole... è diventata una telenovela, mandiamola avanti. Dai, allora, mandiamo la pubblicità, ragazzi. Mandiamola avanti. Io vi faccio un grande in bocca al lupo. Grazie. Spero veramente che voi possiate chiarire, perché il matrimonio non è uno scherzo, è un passo importante. Dai. Ehi, mi daglielo, me. Gianca, Enzo. Gianca, allora a te.